Pio, San Pio da Perecina, che dal 4 di febbraio all'11 è stato a Roma con il suo corpo e poi è tornato a San Giovanni Rotondo, adesso viene a Guardia dei Lombardi. Ma a Guardia dei Lombardi già c'è. Che bel monumento che avete! Al monumento fate un battimani per il momento. A Roma è andata proprio la reliquia del corpo di Padre Pio. Qua pure c'è una cosa proprio di Padre Pio. È la reliquia del sangue di Padre Pio. La reliquia del sangue. Com'è questo sangue? È costituito da alcune croste. Quelle che si fanno alle ferite, le croste. A un paese queste croste si chiamano kozk, qua come si chiamano? Kozk, croste, escare di Padre Pio. Alcune di queste croste sono state raccolte e da quando Padre Pio è beato, cioè dal 1999, questo reliquiario delle croste del sangue di Padre Pio gira per diverse parti e in questi tre giorni sta a Guardia, sta qui. E reliquia del sangue, le croste sono il sangue della persona, il sangue che dal cuore attraverso le vene arriva alle ferite e diventa solido, quindi questa è la reliquia del sangue di Padre Pio, inserita in un reliquiario in cui Padre Pio è rappresentato come Cireneo, cioè come aiutante di Gesù. Padre Pio in tutta la sua vita è stato Cireneo di Gesù Cristo e dei fratelli. Chi è questo Cireneo? Quando voi fate la Via Crucis durante la Quaresima al Condorrino, arrivata alla quinta stazione, dice: Gesù è aiutato dal Cireneo. Mentre Gesù andava verso il Calvario, questo Simone di Cirene, era la città, era di Cirene, perciò si chiama Cireneo, era un contadino che veniva stanco dalla campagna, Gesù stava quasi per morire, allora i soldati hanno costretto Simone di Cirene a portare la croce di Gesù. Questo Simone non la voleva portare la croce di Gesù. Ha detto: io sono condannato a morte. Lui deve portare la croce, è condannato a morte, Gesù Cristo. L'hanno costretto, allora malvolentieri Simone di Cirene ha aiutato Gesù a portare la croce. Però Simone è un personaggio storico, cireneo, ed è anche un simbolo. Tutti dovremmo essere cirenei gli uni degli altri. Padre Pio è stato questo aiutante, chiamato da Gesù, fin dalla sua nascita, per 81 anni, ha aiutato Gesù. Come lo ha aiutato? Pregando, dicendo la messa, confessando, dando i consigli. E tutta la vita di Padre Pio che voi già sapete. Quando stava per morire, i fedeli e noi dicevamo: Padre Pio, come facciamo senza di te? E lui, sapete come rispondeva? Quando il Signore mi chiamerà là, mi chiamerà là. Dov'è là? Dov'è là? E diceva Padre Pio: in cielo. Quando il Signore mi chiamerà in cielo, io mi metterò alla porta del paradiso senza entrare e dirò a Dio: Signore, fa entrare prima quelle di Guardia, quelle di Carife, quelle di Trevico, quelle di New York. Fa entrare prima gli altri, cioè Padre Pio ha detto: io dal paradiso pregherò, vi ho aiutato con la preghiera qui, vi aiuterò con la preghiera proprio in cielo, dicendo al Signore che tutti possiate andare in paradiso, possiate essere fedeli. Siamo qua, Padre Pio, voglio. Thank you.
preghiamo San Pio e Pietrelcina affinché ci aiuti a far crescere la misericordia nella nostra comunità guardiese e a fare di Guardia un'oasi di tolleranza, di rispetto e di pace. Grazie a tutti. Siamo noi che non siamo sempre pronti a chiedere perdono,
noi ci stanchiamo di chiedere perdono, noi ci rassegniamo nel nostro peccato e non chiediamo perdono, ma Dio ci perdona sempre. E così San Dio ha sempre ottenuto il perdono, ma quante volte ha trovato cuori duri. E la sua speciale umanità al servizio della grazia, con decisione e con fermezza, ha saputo rompere anche questo indurimento del cuore di fronte al Signore, e ha usato tutti i modi, dallo scherzo alla severità. Tutti conosciamo, qui sono i padri, non sto a me dire queste cose perché loro lo hanno conosciuto personalmente, San Pio, sia fra Emilia sia fra Riccardo, lo hanno conosciuto personalmente San Pio, in questi giorni, oggi sicuramente vi parleranno. Ma il Signore ha voluto quest'uomo, con la sua capacità di essere scherzoso e severo, per rompere la durezza di quei cuori che resistevano a un perdono già disposto da Dio, già concesso dalla Divina Misericordia. Ma è difficile venire fuori dal proprio peccato. È difficile dire un no definitivo alle lusinghe che il peccato porta nella nostra vita e con cui ci avvolge e non riusciamo più a liberarci. Con la sua mediazione umana e sacerdotale ha partecipato soffrendo, ecco le sue stigmate, ha partecipato soffrendo al ministero della riconciliazione che Cristo ha compiuto pienamente nel suo mistero pasquale per tutta l'umanità. Però queste parole, mentre le ascoltavo, mi facevano pensare al suo ministero, non solo ai suoi miracoli, no, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Cosa ha chiesto San Dio per tutti? Ha chiesto il perdono e la pace. E ha chiesto al penitente: vieni fuori dal tuo peccato, convertiti, a volte minacciando, non tornare più da me se non cambi. Che ci viene a fare qui? Sei il solito asino carico di peccati, che ci viene a fare qui? Ecco, lo scherzo e la severità del nostro santo confessore nel senso sacramentale del termine. Ma c'è un'altra parola che mi passava il cuore e mi faceva vedere San Dio, quando dice: non vi chiamo più servi, voi siete miei amici. E perché siamo suoi amici? Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Che significa questa della vita di San Dio? Innanzitutto significa la sua totale obbedienza a Cristo e alla Chiesa. È il servo. Il servo anche sofferente. Ma questa sua obbedienza del servizio lo ha introdotto nell'amicizia con Cristo. Anche noi, carissimi, siamo introdotti nell'amicizia nel momento in cui ci presentiamo nell'obbedienza del nostro servizio al Signore. E introdotti nella sua amicizia, noi conosciamo Cristo, conosciamo come Egli vuole il mistero di Dio, ma qui c'è una cosa in più per San Dio. Ecco, in questa amicizia con Cristo, in questa intimità che si fondava sempre sull'obbedienza a Lui, non sulla pretesa, non sul sopravvento, no. In questa intimità e amicizia con Cristo, egli ha potuto conoscere ciò che era necessario alla vita dei suoi penitenti. Leggeva nei cuori, perché? Perché specchiava quel cuore del penitente nel cuore di Cristo, e nel cuore di Cristo trovava la parola da dire a quel penitente e trova anche un presagio, un di più da dire a quel penitente. Non leggeva il futuro, leggeva il cuore di quel penitente
nel cuore di Cristo in cui lui era entrato per l'intimità dell'amicizia che aveva col Signore. Chi entra in amicizia vera con Cristo, certo, sa leggere meglio e sa dire parole giuste al momento opportuno ai propri fratelli, e questo San Pio lo ha fatto sempre. Non ha presagito il futuro, no, ha letto quello che Cristo desiderava da quell'anima, da quella persona, e gliel'ha detto con libertà, certo, a volte anche con una libertà sofferta, ma gliel'ha detto: vi ho chiamati amici. Ma lui è rimasto nell'obbedienza. Se fate ciò che io vi comando, vi ho chiamati amici. E anche qui quante altre scene ed episodi della vita di questo nostro fratello potremmo ricordare. Ma mi piace darvi questa, sì. È entrato nel cuore di Cristo per poter dire una parola vera al cuore dei fratelli che si rivolgevano a lui, che gli chiedevano consiglio. Siamo di fronte alle sue reliquie. Padre Pio, Cireneo dell'uomo peccatore, Cireneo dell'uomo ammalato, Cireneo dell'uomo che ha bisogno di Dio, perché in quell'uomo peccatore, ammalato, bisognoso c'è Cristo. Cireneo di Cristo perché Cireneo dell'uomo. Le sue reliquie, un pezzettino della sua pelle, ex cute sancti Pii, dalla pelle di questo nostro fratello. Ma quando sento la reliquia della pelle, mi viene in mente, non venirci in mente, il brano di Giobbe, San Pio e Giobbe. Quante cose si potrebbero dire in questo intreccio tra Giobbe, uomo della pazienza nella sofferenza, e San Pio. Ma Giobbe a un certo punto dice: quando questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, io vedrò Dio, io lo vedrò io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. Quando questa mia pelle sarà distrutta, ecco, nel venerare questo piccolo segno, questa reliquia, ciò che è rimasto sulla terra di questa persona, pensiamo che come Giobbe egli ora punta i suoi occhi nel volto di Dio. Quando questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. E così vogliamo, ecco, in questi giorni stare davanti a Lui, noi davanti alla sua presenza mistica, Lui davanti alla presenza di Dio, e gli chiedere a Lui per la nostra vita. È Lui che chiede a Dio ragione e spiegazione, aiuto e soccorso per la nostra esistenza. Ragioni e spiegazioni che tante volte vorremmo sapere anche noi, no? Perché quella malattia? Perché quel giovane morto? Fidiamoci che San Pio, per volontà di Cristo, chiede queste ragioni e spiegazioni perché si trasformi tutto in grazia e benedizione per noi e per chi ha più bisogno. Chi ha più bisogno, nell'anima e nel corpo. Quel guanto che ha protetto, la mano stigmatizzata, ma che si è alzata infinite volte per assolvere dei peccati, per invocare lo spirito di liberazione sui penitenti, quel guanto ci ricordi la misericordia di Dio e quanto ognuno di noi ne ha sempre bisogno. Ma allo stesso tempo, ricordando quella mano di misericordia, ricordiamo anche che noi siamo chiamati a usare le nostre mani e le nostre parole per seminare misericordia con i fratelli. Quanto male si può fare con le mani, quanto bene
possiamo fare con le nostre mani. Distribuiamo misericordia e pace con gesti fattivi che dobbiamo compiere. Che bello sarebbe se in questa piccola comunità, dopo che quando viene le reliquie, ci sono gesti concreti di pacificazione. Che tristezza sapere che dopo questa presenza mistica tutto è rimasto come prima, anzi peggio di prima. È un fallimento per noi, non per San Dio, è un fallimento per noi. Se quando lo sorveremo c'è ancora qualche persona nella comunità che non sappiamo salutare, saluteremo lui. Ma ricordiamoci quante persone ancora qui ci sono vicino a noi che non abbiamo il coraggio nemmeno di dire buongiorno. Interceda per noi il servo della pace, l'amico di Gesù. Amen. Prima di passare alla benedizione e alla incensazione della reliquia di San Pio, c'è un passaggio molto bello che il Vescovo ha fatto, ed è infatti anche questa eccellenza che mi stavo spunto adesso, per non farlo domenica, ma farlo adesso, perché noi siamo abituati a dirci grazie quando la cosa è andata bene. Allora siamo abituati così, no? La cosa è andata bene, e allora noi dobbiamo ringraziare tutti perché la cosa è andata bene, dobbiamo prenderci meriti. No! Ce l'ha detto poco fa il Vescovo. È giusto che io adesso dica grazie, ma non a conclusione, perché abbiamo voluto questo incontro. Quando Michele Grazarella è venuto da me dicendomi questo, e poi con Gianni, e poi con Aquilino sono venuti, ecco, vogliamo che San Pio passi dopo tutto l'invito di Papa Francesco, ma passi perché ci convertiamo. E quindi adesso semplicemente il grazie a tutti quelli che hanno dato la mano, ma non ad evento concluso, perché l'evento non si conclude, basta vivere gli eventi, perché gli eventi sono il fallimento della società, delle comunità di oggi. Perché ad evento ci si prepara con pathos e dopo l'evento c'è la tristezza. Perché sembra che chi è venuto va via, come diceva poco fa il nostro vescovo. Saluteremo San Pio della Pietrelcina, ma impariamo a salutarci. Allora ringrazio adesso non perché l'evento è andato bene, ma perché nella comunità si risvegli la responsabilità. Allora ecco il grazie a chi ci ha invitato a invitare, scusate il giro di parole, a volere San Pio da Pietrelcina in mezzo a noi, a chi 16 anni fa si è prodigato, alcuni non sono più tra di noi nella Gerusalemme pellegrinante, ma sono nella Gerusalemme celeste, tra poco il video ce li mostrerà. Grazie all'amministrazione comunale, ma non grazie perché le venga andato bene, perché abbiamo da vivere non questi 3 giorni, la vita, sull'esempio di testimoni di Gesù, grazie all'Arma dei Carabinieri, grazie alla Polizia Municipale, a tutti i dipendenti, collaboratori, ai collaboratori della parrocchia che ieri si sono prodigati, ecco, a preparare tutto questo. E c'è una cosa che voglio dire molto simpatica, eccellenza. Ieri, cari frati, Gianni, e tu c'eri, noi non riuscivamo, non sapevamo collocare questo quadro, perché io non so inchiodare. Michele Casarella ha detto io. Gianni, che è un tecnico in camera della RAI, ma lo faccio io. Martello, tatta, non ci si nasconde dietro ai ruoli, ma i ruoli diventano servizio, servizio della comunità. Diventano quelle mani che diceva poco fa il Vescovo, che sono chiamate a fare il bene. È finito il tempo. Immaginate se San Pio si nascondeva dietro al ruolo che aveva acquisito. San Pio ha continuato a lavorare a servizio e a obbedienza della Chiesa, confessava, celebrava,
vive da questo servizio. Lode e gloria a te.